Si è presentato spontaneamente in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto alle prime cure, allertando immediatamente le autorità. Allarme rientrato a Foggia dopo il ricovero del 35enne gambiano Yuf Suwaibu, affetto da una forma di tubercolosi polmonare contagiosa. L'extracomunitario, ospite del centro di accoglienza straordinaria di Sicignano degli Alburni, piccolo comune del Salernitano, si era allontanato dal reparto malattie infettive degli ospedali riuniti il 28 gennaio scorso, nonostante il parere contrario dei sanitari. Dopo alcuni giorni di ricerche infruttuose, la Questura di Salerno aveva diramato un comunicato alla luce del grave pericolo di contagio. Era scattata così una vera e propria caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine che si è conclusa sabato pomeriggio, quando il migrante è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Colonnello d'Avanzo di Foggia. L'incognita è se la fuga del 35enne abbia avuto delle conseguenze. L'uomo ha trascorso diversi giorni in mezzo alla gente e potrebbe anche aver preso dei mezzi pubblici. Il timore è che nel corso dei suoi spostamenti possa aver contagiato qualcuno.